Introduzione a PubMed, a cura della Biblioteca Medica Pinali. Cos'è PubMed? È una banca dati bibliografica, cioè un archivio di citazioni di area medica e area affini. È curata da una sezione della National Library of Medicine di Bethesda, NCBI, National Center for Biotechnology Information, e messa a disposizione gratuitamente dal 1996. Contiene circa 23 milioni di citazioni bibliografiche tratte da più di 5.600 riviste scientifiche internazionali e da un numero ridotto di citazioni da monografie. Le citazioni sono in inglese, indipendentemente dalla lingua in cui è stato scritto l'articolo originale, e per l'82% circa sono accompagnate da un riassunto o abstract, se fornito dall'autore in inglese. Sono presenti numerosi collegamenti, per esempio ad altre risorse di biologia molecolare, genetica, eccetera, ad articoli a testo integrale, a siti di editori, eccetera. Contiene tutti i record Medline, oltre a citazioni in fasi diverse di elaborazione, o anche non destinate affatto ad alimentare Medline. E accennerò a breve alla differenza fra PubMed e Medline. Allora, passiamo alla descrizione dell'home page di PubMed. Dunque, PubMed è una banca dati molto articolata e non sempre intuitiva. Cercherò di dare semplicemente gli elementi essenziali della struttura e dell'utilizzo. Allora, a sinistra nell'home page abbiamo diversi link a istruzioni, domande frequenti, descrizione di funzioni, manuali, tutorial, aggiornamenti. Gli aggiornamenti in particolare sono descritti nell'ultimo link in basso, New and Noteworthy. È lì che bisogna andare a vedere se interviene qualche novità. Infatti i lavori di aggiornamento sono continui. Tra gli aggiornamenti cadenzati c'è quello al vocabolario MeSH, che viene fatto una volta all'anno. Al centro l'unico link che vedremo sarà al Single Citation Matcher, mentre a destra guarderemo bene il link al MeSH Database. Un link interessante è quello a Clinical Queries, nella colonna centrale dei titoli, che permette di compiere ricerche con strategie predeterminate che difficilmente un utente non esperto riuscirebbe a costruire. Cominciamo dal Single Citation Matcher. Il link Single Citation Matcher dà l'accesso a una maschera che facilita la ricerca delle citazioni attraverso campi predisposti. È molto intuitivo, ma è meglio non esagerare con i dettagli della compilazione. Si inseriscono le informazioni che si hanno, né troppo poco, eventualmente cambiando strategia e compilando campi diversi in caso di insuccesso. Cerchiamo ad esempio il lavoro di Bianchini G su Cancer Research del 2010. Cerco Cancer Research nel campo titolo. Ecco, e qui si evidenzia subito la caratteristica dell'autocompletamento, infatti questa è costante in PubMed, perciò è bene guardare sempre mentre si digita, perché di solito è sufficiente selezionare evitando di completare la digitazione. Anno 2010. E qualche parola del titolo. Dovrebbe essere sufficiente. Ed ecco il nostro articolo. Posso fare la ricerca
posso tornare indietro e ripetere la ricerca in campi diversi. Ad esempio, numero della pagina, l'autore. Potrebbe anche essere sufficiente. Ed ecco il nostro articolo. Il titolo della rivista, quando usiamo il single citation match e in generale, può essere inserito in forma intera o in forma abbreviata. Proviamo adesso a cercare, a fare una ricerca diversa, sempre con il single citation match. E cerchiamo Zanotti R. Ecco, il nostro autore è Zanotti Renzo. Vediamo cosa succede se cerchiamo col nome completo. Diamo search e abbiamo 10 risultati. Torniamo indietro e facciamo una ricerca diversa. Ecco, Zanotti R. Gli autori sono in ordine di frequenza nella banca dati, da search. La differenza è notevole. Nel cercare il nome di un autore è più sicuro cercarlo con l'iniziale del nome, anche se lo vedo con il nome intero. La ricerca con l'iniziale reperisce tutto, ma la ricerca solo col nome intero ritrova solo le citazioni in cui l'autore è citato con il nome intero, a causa di regole diverse delle riviste, che ne ospitano, la produzione. Qui sicuramente oltre a Zanotti Renzo ci saranno altri autori che hanno la stessa iniziale, però, e ci sarà bisogno di una disambiguazione. Però siamo sicuri di raccogliere tutta la produzione dell'autore che stiamo cercando. I risultati, adesso siamo in PubMed, i risultati vengono visualizzati in formato breve, detto formato summary. Possiamo cambiare formato andando in alto a sinistra su Display Settings. Display Settings ci dà delle altre possibilità di visualizzazione. A partire dal formato, noi abbiamo visto il formato Summary, adesso invece selezioniamo il formato Abstract. Poi abbiamo il numero di record per pagina, che di default è 20, possiamo aumentare fino a 200. E qui a destra abbiamo l'ordinamento delle citazioni. Le citazioni di default compaiono prima quelle di più recente pubblicazione. Poi ci sono delle altre possibilità. Faccio notare relevance che l'ordine di rilevanza di recente introduzione è basato su un algoritmo che attribuisce il peso delle citazioni in relazione al numero e al campo in cui sono presenti i termini di ricerca. Anche la data di pubblicazione contribuisce al peso delle citazioni, favorendo quelle più recenti. Adesso, a parte la scelta sull'abstract, teniamo così. Questi sono i nostri risultati in formato completo, in cui vediamo anche l'abstract. E passiamo alla descrizione dei risultati. I records di PubMed sono citazioni bibliografiche. Che cos'è una citazione bibliografica? È un insieme di informazioni che riportano dei dati essenziali relativi a un documento.
I documenti di riferimento in PubMed sono per la maggior parte articoli di riviste scientifiche, quelle indicizzate in PubMed, che sono circa 5.600. Ogni citazione bibliografica è formata da campi che contengono informazioni che ci dovrebbero aiutare a capire se gli articoli che le contengono ci interessano e se intendiamo perciò cercarne il testo completo per una lettura integrale. Vediamo allora quali sono i campi dei records. La prima riga contiene le coordinate dell'articolo, il titolo abbreviato della rivista, passandoci poi sopra il mouse si vede il titolo completo, l'anno, il volume, il fascicolo, la pagina. Può essere presente fra parentesi quadre l'indicazione EPUB Ahead of Print, che ci dice che l'articolo è stato pubblicato prima online e i dati bibliografici riportati potrebbero non essere definitivi. Se l'articolo originale non è in inglese, il titolo è riportato in parentesi quadre e sotto è presente l'indicazione della lingua dell'articolo originale. Dopodiché abbiamo gli autori. Sotto gli autori abbiamo author information, sono le informazioni sugli autori. Fino al 2013 le citazioni a controllo ultimato contenevano solo l'affiliazione del primo autore. Dal 2014 le informazioni sono complete per tutti gli autori. Dopodiché abbiamo l'abstract, che spesso è strutturato ed è presente solo se l'autore l'ha mandato in inglese. Il campo Keywords è un campo introdotto nel 2013 e contiene parole chiave attribuite dagli autori, che non hanno niente a che vedere con altre parole chiave, chiamate MeSH, che fanno parte di un vocabolario controllato e che vedremo in dettaglio. Poi abbiamo il PMID, è un codice che identifica in modo univoco la citazione dentro a PubMed. È sufficiente inserire questo codice nel box di ricerca per rintracciare la nostra citazione. Lo status, accanto a PMID, fra parentesi quadre, è indicato lo status della citazione, che può essere, in questo caso è as supplied by publisher. Questo è lo status degli articoli che immediatamente alla pubblicazione online vengono mandati alla National Library of Medicine, che li inserisce in PubMed e ci dice che così come sono stati ricevuti vengono visualizzati prima di qualsiasi intervento di controllo. Qui abbiamo un altro status, PubMed in process, vuol dire in lavorazione. E qui abbiamo lo status PubMed Index Format Line. Nelle citazioni dove trovo questo status avremo un altro campo ed è il campo più importante ai fini della ricerca. Lo status PubMed Index Format Line ci dice che la citazione è stata controllata formalmente e analizzata nei contenuti. Tutte le citazioni che hanno questo status, che sono il 90% di quelle presenti in PubMed, hanno un ulteriore campo contenente altri elementi. E quello che più ci interessa ai fini della ricerca bibliografica è il campo MeSH, che va aperto. Si tratta di un elenco di termini che fanno parte di un vocabolario controllato, il vocabolario MeSH, e che indicano i concetti trattati nell'articolo. Vediamo che alcuni sono contrassegnati da un asterisco e segnalano i concetti su cui l'articolo si focalizza maggiormente. Altro status che possiamo trovare è PubMed Old Medline. Si tratta di circa 2 milioni di articoli pubblicati tra il 1946 e il 1965, indicizzati con criteri diversi da quelli attuali. Cioè i MeSH usati non corrispondono al vocabolario MeSH attualmente in uso. Non tutti i records passano alla fine allo status PubMed Indexed Format Line.
A proposito di PubMed e Medline. PubMed indica sia la piattaforma di visualizzazione che i contenuti dell'intero archivio. Medline si riferisce al sottoinsieme di PubMed, costituito dalle citazioni indicizzate aventi status index for Medline, caratterizzate dalla presenza di parole chiave, cioè MASH, appartenenti a vocabolario controllato e da altri elementi che ne definiscono il contenuto. Queste sono le percentuali. Continuando con la descrizione dei campi, abbiamo Related Citations. È un link a citazioni affini alla citazione da cui si parte. Altri link. Nel formato abstract può essere presente il link all'editore che permette di acquistare l'articolo, in questo caso Wiley. Può essere presente il link a una versione free dell'articolo o può esserci il link all'eventuale Open All Resolver dell'istituzione. Nel caso dell'Università di Padova, in rete di Ateneo ed entrando in PubMed da un sito istituzionale, è visibile l'icona IRegol che permette di visualizzare i servizi presenti sulla citazione. Dico servizi perché non c'è soltanto il link a un eventuale full text dell'articolo, benché chiaramente questo sia il servizio più importante. Apriamo IRegol per vedere che tipo di informazioni ci vengono mostrate. Ecco, abbiamo il primo link, se presente, è link al full text dell'articolo. Basta dare go e andiamo. La visualizzazione successiva chiaramente varia un po' a seconda degli editori. Il secondo link ci dà le indicazioni su un abbonamento cartaceo nel caso non ci sia l'online ed è collegato al catalogo del sistema bibliotecario padovano. Altre opzioni ci permettono ad esempio di salvare la citazione con RefWorks, che è il citation manager attualmente in uso all'Università di Padova, oppure anche di riproporre la nostra ricerca nel web attraverso motori di ricerca Cyrus o Google Scholar.